Madrid è la terza città più grande d'Europa. Con la sua atmosfera cosmopolita è il punto d'incontro in cui attività culturali e ricreative soddisfano il gusto di tutti i suoi cittadini e dei turisti che vi si recano. Eleganti palazzi, splendide piazze e i tanti musei la rendono una capitale da godere anche se in 3 giorni è davvero impossibile, qualche rinuncia è purtroppo inevitabile. Partiamo con un treno ad alta velocità e arriviamo alla stazione Atocha di Madrid. Ma parliamo un poco di questa stazione. Il 9 febbraio 1851 fu inaugurata la seconda linea ferroviaria di Spagna, che univa Madrid e Aranjuez, e con essa la prima stazione dei treni della capitale, la stazione di Atocha, che all'epoca era costituita da una semplice banchina di legno. In seguito, la stazione è stata ampliata tra il 1865 e il 1892. A quest'ultimo anno risale l'elemento più significativo dell'edificio, il tetto della navata principale, progettato dall'ingegner St. James, che misura 152 metri di larghezza, 48 di lunghezza e 27 di altezza ed è una delle immagini caratteristiche della città. Oggi la stazione di Atocha è un complesso formato da 2 diverse stazioni, la vecchia e la nuova. La nuova è destinata al traffico ferroviario e ospita i terminal dell'alta velocità e i treni a lunga percorrenza. Mentre la vecchia è dedicata agli uffici della Renfe e a un centro commerciale e ricreativo nel quale è stato installato un giardino tropicale che ospita 7.000 piante di 400 diverse specie ma anche delle tartarughe. Il nostro hotel è il centralissimo Petit Palace posto in Calle della Renal, la via più frequentata della città, dove si trovano molti bar, ristoranti e alberghi che la rendono la zona più turistica di Madrid. Siamo accolti da artisti di strada, ma direi solo artisti in quanto sono veri musicisti e cantanti lirici. Il fatto singolare è che tra loro c'è un sopranista, termine che indica i cantanti maschi che cantano nel registro del soprano. Un caffè da Starbucks, immancabile appuntamento mattutino, ed eccoci alla vicina Puerta del Sol, la piazza più famosa di Madrid che di giorno e di sera si riempie di gente. Dominata al centro dalla statua equestre di Carlo III e all'angolo di Calle del Carmen da una statua bronzea, di un orso che si arrampica su un corbezzolo, è il simbolo della città. Una targa posta su un marciapiede indica il chilometro zero, chilometro zero, da cui vengono calcolate tutte le distanze in Spagna. Plaza Mayor, la piazza principale di Madrid che misura 130 metri per 95 con una capienza di 50.000 persone. È stata nel tempo mercato, teatro all'aperto, spazio per corride, esecuzioni capitali, tornei cavallereschi e oggi ospita ragazzi che fanno street dance. I can. Aquí sale el culo para ustedes. ¡Endo! ¡Esto también! ¡Wow! Directamente de Chueca, un aplauso. Poco distante il mercato San Miguel. Situato nel cuore del centro turistico di Madrid, questo edificio emblematico in ferro di un centinaio di anni è un mercato tradizionale che oggi respira modernità e offre prodotti di alta qualità. A parte il classico jamón. Si vende anche della mozzarella.
No comment. Proseguiamo ed arriviamo a Plaza della Villa, che è stata il centro del governo locale sin dal Medioevo. Di fronte alla Casa della Villa, sede del governo nel XII secolo, c'è la Casa y Torre de los Luganes, l'edificio civile più antico di Madrid. Al centro la statua dell'ammiraglio Alvaro de Bazán, che sconfisse i turchi a Lepanto nel 1571. Il Teatro Real domina la piazza dove anticamente, nel luogo dove ora sorge, c'erano le fontane e i lavatoi pubblici. Ciao ragazzi! Siamo a Piazza Isabella. Isabella, veramente. È questa qua su, vedete? Qua su. Di spalle. Il Palacio Real, residenza ufficiale dei Reali di Spagna, ha una superficie di 13,5 ettari e con le sue 3.418 stanze è il più grande in Europa. La prima visita è all'Armeria Real. La visita a questa armeria eccezionale è d'obbligo. Considerata la migliore al mondo nel suo genere, è aperta al pubblico da oltre 400 anni e vanta una collezione di oltre 2000 pezzi. La parte migliore della collezione è costituita dalle armature personali di Carlo V e dalle armi e armature di Filippo II e Filippo III. Ammiriamo alle pareti i magnifici arazzi del XVI, XVII e XVIII secolo. Dal cortile principale entriamo nel palazzo risalendo la fantastica scalinata principale. Si racconta che Napoleone, vedendola, abbia detto al fratello appena insediato sul trono di Spagna, Giuseppe, la tua dimora sarà migliore della mia. Innumerevoli gli ambienti visitati. Di fronte al palazzo, oltre il cancello, si trova la Cattedral de la Almudena. Andiamo in Puerta del Sol, brulicante di persone e artisti di strada, tra cui due ragazze in costumi vagamente brasiliani che ostentano sul dorso la scritta I Love Madrid, e poi un gruppo folcloristico messicano la cui musica spinge una coppia di anziani a ballare. Spettacolo nello spettacolo. Secondo me hanno bevuta troppa tequila.
cena? Ma naturalmente al Museo del Jamon. Sono presenti più piani, ma noi scegliamo quello che affaccia sull'ingresso per avere una migliore vista sul movimentato banco di vendita al piano terra, sempre pieno di clienti. Una delle sue caratteristiche più riconoscibili era il gran numero di prosciutti appesi al soffitto. Cosa ordiniamo? Leggete! Il Museo del Prosciutto fu originariamente fondato dai fratelli Luis e Francisco Muñoz Heras, nell'agosto 1978 a Madrid.